Le ultime ore di vita di Giulia Cecchettin, come emerso, sono state al Nave de Vero di Marghera, il centro commerciale che la 22enne aveva scelto per acquistare delle calzature per l'imminente giorno della laurea. Giulia era indecisa tra scarpe, con un po' di tacco e ballerine, e per la scelta aveva optato per uno dei templi dello shopping veneziano, probabilmente per la varietà di scelta. Nel pomeriggio la ragazza aveva raggiunto il centro commerciale, e le commesse si ricordano bene di lei, una mia collega si ricorda di Giulia. Non mi ha detto se fosse in compagnia di Filippo, ma certa di averla vista quella sera. Giulia, infatti, si era fermata in un negozio al primo piano, con interni in cui domina il colore nero, e una vasta scelta di calzature eleganti, adatte a quella cerimonia di laurea che avrebbe dovuto vederla protagonista il giovedì successivo.